Ciao Divette, benvenuti in questo nuovo video. In realtà avrei voluto fare una diretta, però sto facendo video perché l'ultima volta che ho fatto una diretta, YouTube me l'ha poi caricata sul canale tipo 20 ore dopo, e quindi non so che problemi abbia YouTube, i soliti problemi, sapete, purtroppo è così, e quindi sto facendo dei video. Allora, volevo parlare di questo argomento di cui io ho sempre preferito non parlare mai, ovvero la sessualità e la demisessualità. In quanto voi sapete, cioè voi conoscete più di me la mia vita sessuale, perché io non la conosco, non so proprio cosa sia, e quindi spesso mi dite: Diva, sei asessuale, parlane, oppure Diva, sei demisessuale, parlane. E io ogni volta mi sento, diciamo, non dico offesa da queste definizioni, ma mi sento ingiustamente etichettata in delle definizioni che trovo alquanto tristi. La sessualità posso ancora capirla, perché diciamo che la sessualità totale è un'estremizzazione del non fare sesso, e quindi ci sta che uno si possa definire tale, lo posso ancora capire, anche se poi magari guardi un articolo, un video, un qualcosa che cerca di spiegarti questo concetto e se ne escono con: beh, però non è che l'asessuale non deve mai fare sesso, qualcuno lo fa comunque. E allora dico: ma allora non è asessuale? E vabbè, lo fa per accontentare il partner, e allora non è, perché per me uno asessuale è uno che non scopa, è una persona casta, è una persona che non tromba né con altri né da solo, cioè è una persona che non ha istinti sessuali, è una persona che non fa sesso, che non concepisce l'idea di fare sesso, che sia per scelta, che sia per orientamento, cioè per una cosa che ti viene da dentro, non questo indifferente, però comunque la sessuale per me è una persona che, cioè, tu persona non hai niente a che fare col sesso, non hai pensieri, non hai cose, non hai voglia, non hai niente. E allora posso ancora capire che la persona sessuale possa essere etichettata. Ma a me perché mi dicono che io sarei demisessuale? E lì veramente mi cadono le palle. Che poi io decogliono, quindi come mi devo definire una persona che decogliona? Cosa sarebbe il demisessuale? La persona che fa sesso solo quando si coinvolge emotivamente, cioè quando ci si innamora, quando si ama qualcuno o quando si è attratti, coinvolti emotivamente da qualcuno. Ma dai! Non avevo mai sentito parlare di questo orientamento sessuale. Che cosa strana, mai sentita prima. Non mi è mai successo. Non l'ho mai vista in nessun film. Non l'ho mai letto in nessun libro, in nessuna tragedia romantica, in nessuna commedia romantica. Boh, normalmente tutti scopano così, col primo che capita. Ehi tu, vieni qua, bombami. Cioè, non si è mai sentita una cosa del genere, cioè deve essere proprio una minoranza, una minoranza. Ragazzi, ma questa è normalità. Cioè, è normale che si faccia sesso con chi si ama. E per me è normalissimo. Cioè, io infatti non mi reputo asessuale, nel senso, è vero che non faccio sesso da 3 anni e mezzo, 4. Non mi fa impazzire il sesso, di per sé la penetrazione non è un atto sessuale che mi fa impazzire, preferisco magari altre cose, preferisco il preliminare, cose così. Non sento bisogno di fare sesso perché? Perché in questi anni della mia vita non ho un fidanzato. Cioè, quindi non avendo la materia prima, non faccio sesso, il che non vuol dire che non farò mai sesso. Neanche mi manca, non ho la mancanza del sesso, proprio perché non ho nessuno che mi attizza, in quanto non ho,
coinvolgimento emotivo in questo momento. Se non ce l'ho, nel momento in cui non ce l'ho, non ho neanche alcun tipo di desiderio sessuale, tranne quando mi guardo, e quindi lì è tutto un altro discorso, ragazzi. Sì, forse può essere un orientamento sessuale, quello di provare attrazione verso se stessi, però sì, comunque rientra nel provare attrazione verso chi si ama, perché io amo me stessa e provo attrazione verso me stessa, quindi se mi vedo nuda mi faccio un certo effetto e provo attrazione per chi amo, perché appunto evidentemente è normale che sia così. Io non mi sento strana per nessuna ragione, e non per me non è strano chi fa sesso per amore, perché è ciò che è normale, cioè il sesso si fa per quello nella maggior parte dei casi. Poi ci sono persone, sicuramente soprattutto uomini, ma anche qualche donna, che invece proprio gli piace il cazzo, cioè a prescindere, e quindi a prescindere dai sentimenti decidono di fare sesso anche senza coinvolgimenti emotivi. E ci sono più uomini, perché comunque di base la donna è più emotiva dell'uomo, cerca di più il legame, cerca il legame sentimentale, cerca cose che magari l'uomo non cerca, perché è più indirizzato verso la faiga come oggetto di per sé, quindi gli va bene un po' tutto. Ma questo perché siamo diversi a livello ormonale, a livello psicologico, eccetera eccetera. Però nelle donne, cioè, mi sembra assolutamente normale fare sesso con chi amiamo. E vi dirò di più, ci sono donne che magari spesso sono erroneamente etichettate come poco di buono perché vanno con tanti uomini. In realtà spesso e volentieri non è così, perché spesso sono donne magari un po' insicure che fanno in fretta, diciamo, a coinvolgersi con qualcuno, perché poi, essendo un po' insicure, il primo uomo che gli fa due complimenti assume per loro un significato particolare, e quindi si coinvolgono / innamorano tra virgolette di questa persona. Poi ovviamente questi sono i soliti uomini che ti trombano e ti salutano, e quindi poi magari ci cascano con un altro, vanno avanti così, e da fuori può sembrare che vadano con tanti partner, siano delle poche di buono, magari solo per una loro insicurezza o per una loro paura di stare da sole, ad esempio, perché tante donne hanno questa paura di stare da sole, questo disagio nello stare da sole, allora può capitare che la diano anche un po' a caso, nella speranza di... Sono comunque motivazioni emotive, sono comunque motivazioni psicologiche che differiscono dal darla in giro solo perché piace il membro, nel senso, poi può capitare anche quello, cioè che non c'è niente di male, per assolutamente niente di male. Però secondo me è più raro, cioè è più raro rispetto alla donna che si coinvolge emotivamente e quindi decide di fare sesso con quella persona. Per cui per me è veramente assurdo, cioè se io dovessi andare in giro a dire io sono demisessuale, e cioè la gente mi guarda, mi dice ma che cazzo stai dicendo? No, sono demisessuale vuol dire che faccio sesso solo quando mi innamoro, ma la gente mi dice ma che cazzo stai a dire, cioè che cazzo dici, cioè ma come cazzo si fa a etichettare una cosa del genere? Però spiegatelo, perché magari sono ignorante io non ne so molto di LGBT e tutte queste comunità, quindi magari sto dicendo delle cose da ignorante, poi magari in realtà ci sono degli studi dietro, delle ragioni, dei motivi per cui è giusto etichettare le persone. Ma secondo me, ragazzi, siamo tutti così diversi che, cioè, bisognerebbe creare un nome, una categoria per ognuno di noi, perché ognuno di noi è diverso. Allora io, ok, sono una che fa sesso solo per amore, ma allora se domani mi sveglio e lo faccio senza amore,
non so, non mi è mai capitato, però chissà, magari in futuro mi può capitare. Allora non sono più adesso tu sei nella categoria, nell'orientamento zoccola. Cioè, non so, ragazzi, non capisco sinceramente come si possa. Cioè, posso ancora capire gay ed etero, perché sono due cose talmente separate che va bene. Posso capire la sessuale, però non posso capire queste piccole sottigliezze. Tu che ti piace il cazzo vieni etichettata in una categoria, tu che lo fai per amore vieni etichettata in un'altra categoria, non so. E poi che dobbiamo fare? Cioè, poi ragazzi, l'amore è una cosa così casuale, no? Secondo me ci si innamora sempre quando siamo emotivamente portati ad innamorarci, sempre quando abbiamo bisogno di un'altra persona e ci capita una persona che ci piace, ci innamoriamo. Ma di sicuro non ci si innamora perché lo si vuole, perché lo si cerca, perché l'amore non è questo. Ci si può trovare qualcuno perché lo si cerca. Allora, se io decido che mi voglio fidanzare, mi cerco uno che mi vada bene, un buon partito, che vada bene per me, ovviamente per i miei canoni, e mi ci fidanzo, però quello non è amore, ragazzi, quello non è amore. L'amore capita a caso e non è detto che capiti con il demisessuale come voi, in modo che sarete felici per sempre, no, probabilmente capiterà col puttaniere, perché è così, perché non lo puoi decidere. Perché se no non è amore, se no è mettersi insieme giusto perché lo vuoi fare, perché non hai voglia di stare da sola, allora sì, mi metto insieme e poi, cioè, ma quello non c'entra assolutamente nulla con l'amore. Poi ognuno fa quello che vuole, ma sicuramente non lo farei io, a meno che uno non sia un ultramilionario. Allora, ragazzi, in quel caso, orientamento gold digger. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché la vostra opinione è importante, soprattutto in temi delicati come questo. Questa era la mia opinione, quindi rispettatela e non rompetemi il cazzo, perché dovete sapere che quando la gente mi critica, mi insulta, cose così, perde tempo perché uno, non me ne fotte un cazzo, due, non me ne fotte un cazzo, quindi insomma non perdete tempo e piuttosto parlatene seriamente nei commenti. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.